Ragazzi, che bisogna dire? Che bisogna dire? Buongiorno, sotto educazione. La prima cosa, buongiorno a tutti, buona domenica. Questo è il primo dei due video giornalieri. Sapete che ormai escono i video sempre alle 7 alle 14. Alle 7 alle 14, tranne quando gioca il Milan, come in questo caso, che il video esce alle 7 e poi non alle 14, perché alle 15 gioca il Milan, ma nel post partita. Mi raccomando, vi aspetto in tanti. Lasciate un like se state apprezzando questo impegno disumano di Brogna nel garantirvi due video al giorno. Non sono abituato, sto prendendo dimestichezza. Spero che stiate apprezzando. Parliamo di Inter, poi parleremo anche di Milan-Empoli, probabili formazioni e quant'altro. Allora ragazzi, io ho visto la partita e devo essere sincero, ero convinto che l'Inter la portasse a casa. Eh sì, vabbè Dani, lo dici adesso. No ragazzi, ero convinto, ma sapete perché? Perché più volte quest'anno ero convinto che l'Inter facesse un passo falso, soprattutto in diverse trasferte. Penso alla trasferta contro il Lecce, dove aveva fatto un po' di turnover. Penso alla trasferta a Firenze, che era molto complicata anche quella lì. E penso alla partita contro la Roma. La Roma rigenerata da De Rossi, ha vinto anche contro la Roma. E sinceramente quest'oggi anche, cioè quest'oggi, ieri anche, ero convintissimo che alla fine la portasse a casa, e così è stato, e l'ha portata a casa meritatamente. Certo, se il Bologna avesse pareggiato avrebbe rubato qualcosa? No, però l'Inter ha vinto e ha meritato di vincere, secondo me. Cioè l'Inter giocava con le seconde linee, gran parte della formazione era rimaneggiata, e stava giocando con un Bologna rivelazione del campionato sicuramente, ma che era anche in un gran bello stato di forma. Aveva vinto, se non sbaglio, le ultime 5-6 di fila, se non ricordo male. Era una delle squadre più in forma del campionato. E aveva anche il Bologna, giustamente, come dire, quella spensieratezza, come dicevamo, no? Di essere lì inaspettatamente contro qualsiasi pronostico. Quindi quando la mente è leggera, le gambe viaggiano anche più velocemente. Invece l'Inter sin da subito ha messo in campo grinta e coraggio, è andata più volte vicino al gol del vantaggio, e l'ha meritata, ragazzi, l'ha meritata. Io sono sempre più stupito, purtroppo, perché sono milanista da questo Inter qua. Però non mi resta che continuare. Ci sto facendo più complimenti all'Inter che al Milan, purtroppo. Questa la dice lunga, lunghissima sulla stagione del Milan. Però obiettivamente sono stupito da quest'Inter qua. Detto questo, cambiamo discorso, che è meglio, e parliamo delle probabili formazioni di Milan-Empoli. Ovviamente vi invito a seguire la partita insieme a me, sarò in live in simultanea su YouTube e su Twitch, e poi nel post partita ci vediamo qui su YouTube. Il video di domani delle 7 sarà proprio il pagellone di Milan, o meglio no, domani alle 7 probabilmente metterò, non so se mettere la reaction, il meglio della reaction o il pagellone, insomma poi alle 14 metterò l'altro contenuto che rimane fuori. Allora, probabili formazioni che in teoria dovrebbero essere decisamente certe, quasi certe, quasi ufficiali, perché ovunque ci sono queste formazioni qua. Megna, Calabria, perché Florenzi è squalificato. Ciao Tomori, quindi ritorna la coppia che a inizio stagione era, come dire, pensata come quella ufficiale, quella titolare, per meglio dire. Teo Hernandez sulla sinistra, centrocampo con Bennacer Reinders, anche questa secondo me è la coppia di mediani che aveva pensato Pioli a inizio stagione. Poi lui dice che non esistono titolari e panchinari, però secondo me a pensare un Milan titolare avrebbe messo esattamente questa squadra qua. Pulisic sulla destra, Loftus-Cheek centrale, Okafor sulla sinistra perché Leao è squalificato, e Jovic in avanti. Vi dico la verità, a me va bene la formazione. L'unica cosa è che, visti i trascorsi, forse avrei fatto partire titolare Giroud con Jovic magari,
pronto a subentrare. Dico questo perché quando il Milan ha cambiato un po', cioè il Milan più di un giocatore per reparto, reparto inteso ad esempio come reparto attacco, i 3+1, quando ne cambia due andiamo sempre un po' in confusione. E quindi è questo che, perché di base ci sta, giochi con l'Empoli in casa, non che sia facile, però insomma stai giocando con una squadra in teoria inferiore sulla carta, poi il campo è tutta un'altra cosa. E visto i precedenti, appunto, forse avrei optato per un Giroud titolare, perché sulla sinistra Leao non c'è, quindi sei forzato a mettere Okafor davanti, forse, vi ripeto, forse, e poi magari fa tripletta Jovic e siamo tutti contenti, Detto questo, i precedenti invece sorridono al Milan, che in casa ha perso solo una volta con l'Empoli, tante vittorie e qualche pareggio ogni tanto qua e là. È chiaro, ragazzi, che ha maggior ragione che il Bologna ha perso con l'Inter, e considerando che zitta zitta la Roma sta galoppando, ha conquistato ben 12 punti degli ultimi 15 a disposizione, è bene che il Milan riesca a vincere, anche per un discorso morale, emotivo, no? Guardate l'Inter facendo di nuovo un passo indietro. Tranquillamente poteva pareggiare col Bologna, tranquillamente poteva perdere, invece no, è andata a vincere, ragazzi. E io sono fortemente convinto che vincere aiuta a vincere, soprattutto quelle partite dove potresti un attimino rilassarti. L'Inter quest'anno in campionato non si sta rilassando mai. C'è tutti a dire, vabbè, l'Inter avrà un calo, ma quando? Quando avrà il calo, ragazzi? Siamo alla 28esima giornata. Questi hanno 75 punti e qui c'è l'allenatore di mezzo, qui c'è la mentalità dell'allenatore che è riuscita a inculcare nei suoi giocatori, ai titolari, ai panchinari, perché chi subentra ha quella mentalità lì, è quella mentalità che poi ti fa fare la differenza. Quando invece si inizia a fare quelle partite un po' blande, no? Per dire, a me sinceramente, vi dico la verità, mi hanno fatto girare le palle parecchio le dichiarazioni di Pioli post Ren partita di ritorno, dove diceva, vabbè, noi dovevamo controllare un 3-0, non abbiamo mai rischiato effettivamente di uscire. Ok, forse non hai mai rischiato, ma perché tu non devi andare a vincere a Ren? Cioè, secondo me lì c'è tutta la differenza del mondo, ragazzi. Ma sono, vi ripeto, fortemente convinto. Anche la partita vinta in casa con lo Slavia Praga, no? Anche a livello di immagine, come vi ho già detto, un conto è vincere 4-2 dove tu subisci due gol da una squadra di scappati di casa che gioca anche in 10, altro conto è fare un bel 3-0 secco, netto, senza se e senza ma, al ritorno gliene fai altre 3. Invece star lì a vincere con due gollettini di scarto, ma tu hai avuto praticamente un giocatore in più per un'ora intera, poi magari al ritorno passi il turno perché vai a pareggiare oppure vai a perdere 1-0. Secondo me, ragazzi, è così campi a vivere. Ah, o meglio, tiri a campare, scusate. Così tiri a campare. Non dai quella dimostrazione di forza che incute terrore agli avversari. Perché quest'Inter qua fa paura. Quest'Inter qua fa paura. Altro clean sheet ieri. Altro clean sheet. E questa è la differenza, secondo me, abissale in questo momento tra Inter e Milan, anche per quanto riguarda i gol subiti, no? Ormai qualsiasi squadra che affronta il Milan sa che uno o due gol li fa, poi magari perde, poi magari, però intanto due gollettini io te li faccio. Con l'Inter questa cosa qui non succede, perché sai che è difficile segnare e sai che è difficile far risultato, fare anche un pareggio con l'Inter è difficile. Perché le stanno vincendo tutte. Questo 2024 le hanno vinte tutte. Cioè, e questa, secondo me, è la differenza, vi ripeto, abissale che c'è in questo momento tra le due squadre. E purtroppo questa roba qua te la metti in testa l'allenatore. Cioè, qui non, oltre alla tattica, quella roba lì, ok, ma l'allenatore serve poi anche a questo. E vi ripeto, Pioli che rilascia quelle dichiarazioni post-Ren, a me sinceramente non mi hanno convinto più di tanto. Ditemi cosa ne pensate, ci vediamo più tardi per la live reaction di Milan-Empoli e poi il post partita qui su YouTube. Quindi buona domenica mattina, ci vediamo dopo. Ciao.